sinergia e riqualificazione territoriale di dialogo con le comunità locali, Esselunga come sempre è in prima linea su questo fronte. Il caso Mantova in particolare è un ottimo esempio di questo aspetto, perché è stata una riqualificazione non solo appunto sociale ma anche territoriale, ambientale molto importante. Sì, Esselunga è da sempre attiva sul territorio a sostegno di diverse aree. Prima di tutto il nostro ambito di intervento principale è la comunità. Non ci dimentichiamo dell'arte e della cultura, non ci dimentichiamo del verde. Infatti per noi è molto importante anche la riqualificazione territoriale, che comunque porta un contributo alle comunità. Il caso Mantova ne è proprio la dimostrazione. Ci siamo inseriti all'interno di un parco archeologico, siamo proprio nelle mura, tra le mura gonzaghesche, ed è un caso proprio di riqualificazione territoriale. Abbiamo sviluppato questo negozio su due piani, bellissimo dal punto di vista architettonico, sostenibile, e abbiamo cercato comunque di portare valore alla comunità mantovana, quindi andando anche a realizzare delle aree ciclopedonali e pedonali che consentissero ai cittadini di raggiungere il centro. Nella lotta allo spreco alimentare abbiamo una grandissima e proficua collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare, una collaborazione che ormai va avanti da oltre 15 anni. Il nostro obiettivo al 2025 è quello di distribuire oltre 4 milioni di pasti. A oggi abbiamo già distribuito oltre 3 milioni e mezzo di pasti, l'equivalente di 1.700 tonnellate di cibo.